Buongiorno e benvenuti sulla nuova Black & White Web TV. Oggi parleremo di fiori, piante e composizioni con l'esperta flower designer Sonia. Ciao Valentina. Ciao Sonia. Ciao. Siamo pronti a iniziare? Certo. Che cosa realizziamo oggi? Ho deciso di fare un centro tavola natalizio. Bene. E abbiamo bisogno di un piattino, che può essere appunto di plastica, di vetro, quello che avete in casa, una spugna da fiori freschi, perché si deve essere bagnata, perché i fiori sono tutti elementi freschi, quelli che usiamo, del pino, che è un pino maremmano e un pino normale, la candela, che è l'elemento principale, visto il Natale, il portacandele, degli agrumi e delle rose bianche. Allora, per prima cosa prendiamo il piattino, inseriamo la spugna, cercando di fermarla, mettendo dei laterali. Per tenerla ferma. Un pochino più che altro per estetica, perché poi non è importante che siano smussati, però per estetica vanno un pochino smussati. E la candela. Sì. Inseriamo il portacandele nella candela e la posizioniamo al centro. Inseriamo la candela al centro. E adesso cominciamo con il pino. Per forza, perché appunto. Cerchiamo di dare una forma rotonda. Se lo vogliamo fare rotondo e se lo vogliamo fare rettangolare, rettangolare. Quello che preferiamo, in effetti. Noi abbiamo deciso di farlo su rotondo, per cui diamo una forma rotonda. Quindi cerchiamo di formare una specie di sfera, diciamo, intorno a questa candela. Dobbiamo coprire tutta la spugna. Sono due tipi di pino che abbiamo usato. Il pino nobile, che è quello più chiaro, un pino che dura moltissimo, tra l'altro. E il pino normale. Non si deve vedere il piattino, perché è un piattino di poco conto, per cui cerchiamo di nasconderlo. Stiamo vedendo che prende forma piano piano. Il centro tavola ovviamente può essere fatto sia per un tavolo quadrato che un tavolo rotondo. Dipende se la signora c'ha il tavolo quadrato, se c'ha il rotondo, se c'ha il rettangolare. In questo caso va bene su un tavolo rotondo, che poi può essere messo anche su un rettangolare. Non è detto proprio che ci voglia il tavolo rotondo. Domanda, visto che è stato realizzato con piante e poi vedremo con fiori decisi, quanto può durare, diciamo, tenuto in casa? Tenuto in casa, innanzitutto bisogna aggiungere l'acqua, perché sotto c'è il piattino e va riempito d'acqua, così la spugna resta sempre bagnata.
e poi può durare un 10 giorni tranquillamente. Se la signora ha la pazienza di metterlo fuori la sera, ovviamente guadagna un giorno, perché in casa con il caldo il pino casca prima di più. Sì, resiste, sì. Se si ha la pazienza di metterlo fuori, dura qualcosina di più. Adesso inseriamo gli elementi non florali. Un tema sì, sì. È più facile da inserire, ovviamente. Un melograno, pesa e allora dobbiamo tenerla bene, qualche rosa e qui dobbiamo tagliare il gambo per poterlo inserire all'interno. Sì, perché vogliono più o meno la stessa lunghezza. Inseriamo ancora i limoni, sempre i limoni, la parte intorno alla candela, a questo punto la nostra composizione è finita, mettiamo solo un tocco di brillantini per dare un po' di colore in più. Il colore del certo, della candela, della frutta. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. La nostra composizione è finita e pronta per essere regalata. Grazie Maria, grazie a voi. Alla prossima. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away.